Ciao ragazzi, benvenuti a tutti nel canale in un nuovo video. Allora, come ogni anno, queste sono le pochette che ho deciso di portare con me in vacanza e il make-up che ho scelto di utilizzare. Vedrete questo video quando tornerò dalle mie vacanze perché non sono riuscita a caricarlo e quindi mi dispiaceva che non vedeste che cosa avessi scelto per portarmi in vacanza e quest'anno avrò 2 settimane, le trascorrerò in Turchia. Abbiamo deciso di fare un viaggio in Turchia per scoprire la Cappadocia e poi una settimana ad Antalya al mare. Quindi ci tenevo e quindi appena rientrerò dalle mie vacanze sarà il primo video che vedrete e poi ricominceremo un nuovo anno insieme. Allora, prima di tutto non ho messo lo smalto perché qui ho deciso i 2 colori di smalto che porterò per quest'estate. Quest'anno vi dico già, ho deciso di ridurre ancora di più il mio make-up. Credo che sia tanta roba, però io di meno non so portarmi, ma mano a mano ridurrò sempre di più, anche perché so che in Cappadocia fa veramente talmente caldo che non so quanto mi truccherò. Allora, questi sono gli smalti che ho deciso di portarmi e sono il primo di Fedwa, eccolo qui, questo arancio aragosta meraviglioso. L'altro è sempre un arancio color corallo di Diego Dalla Palma. Entrambi si asciugano diciamo, velocissimamente, quindi non so se applicherò l'uno o l'altro mani o piedi. Comunque li porterò e li terrò con me per queste 2 settimane. Qui invece ho l'asciugasmalto della Peggy Sage, con il quale mi trovo veramente molto bene, e qui invece ho la base di Revlon, che si asciuga subito e mantiene la tenuta dello smalto perfettamente a lungo. Quindi non ho messo lo smalto, deciderò che cosa indossare e poi vi farò sapere. Partirei dalla prima pochette, eccola qui di Diego, sicuramente la conoscete perché non è la prima volta che la utilizzo. È comoda, pratica, anche se si sporca, è lavabile, e quindi vediamo un po'. Allora, qui, anzi, ci sono gli ombretti e rossetti. A questo punto partiamo dalla prima, e questa anche l'avete già vista. È una pochette che ebbi regalata 2 anni fa con i costumi che comprai. Mi piace veramente molto e quindi è capiente e mi piace portarmela perché anche se è lavabile non si sporca e quindi è comoda. Allora, prima di tutto vi parlerò di questo prodotto Mire, di questo brand BB Nova, che mi è stato omaggiato, ed è una BB Cree Cushion con una tecnologia da fondotinta, però con la consistenza di un cushion. Nella colorazione 03 mi sto trovando, ragazzi, benissimo. Il brand me l'ho omaggiato a metà luglio con altri prodotti. Devo dire che mi sta piacendo moltissimo ed è una colorazione 03, luminoso come se aveste un fondotinta, però estremamente sottile. Questo è il gel di Wycon che comprai l'anno scorso, ancora molto valido viso e corpo, un gel con delle micro paillette e volendo potrò utilizzare anche solo questo e un velo proprio di blush. Non ho portato tanto, nel senso che vedrete, però ho portato quello che non potevo fare a meno. Allora, il primer, questo della linea di Smashbox, un primer uniformante, consistenza un po' siliconata. Onestamente non è dei miei preferiti. Lo porto perché è una taglia piccola, però ecco, questo terminato non lo andrei a ricomprare e non lo ricomprerò perché a me la consistenza blur mi piace per una giornata o per un effetto, per una sposa o quant'altro, ma non sicuramente per usarlo tutti i giorni. Non può mancare il mio adorato Sensai, quindi continuerò e lo porterò sempre perché per me è un must assolutamente da bere. E poi vediamo un po'. Allora, questo è lo spray di Smashbox Primer Water. Io lo utilizzo generalmente per fissare il trucco o anche durante la giornata per dare un po' di freschezza e per eliminare quella polverosità del fondotinta o del gel. Allora, le prime palette sono queste che mi vado a portare. Questa di Clio,
Eccola qui, mi piace molto, lo sapete, ve l'ho annoverata nei miei preferiti, quindi non mi dilungo, la conoscete tutte quante, è una palette versatile, ha dei colori del ramato, questo pescato che con l'abbronzatura e i bronzati ci sta veramente bene. Questa invece che mi ha regalato Sara. Ciao tesoro, un bacio grandissimo. E eccola qui perché ha questi colori che mi piacciono moltissimo diciamo di questo rosso prugnato con questo blu. Ed essendo poi glitterati mi piacciono molto. Quindi oggettivamente li ho portati solo per questi due perché mi piace molto. Scusate, ma anche Lupin ha deciso che vuole stare anche lui qui con noi. Poi, allora, qui trovate invece ombretti, già ve ne avevo annoverato, sono questi di By Terry che li adoro, quindi me li sono portati perché se voglio fare un trucco veramente rapido e veloce, sono l'ideale nelle quattro colorazioni che vi ho detto di amare. Per il viso invece sto provando, però Lupin, scusami. Allora, per il viso sto provando questo Secret Potion di Red Heart. Onestamente lo utilizzo come primer e come illuminante. Non mi piace particolarmente, lo trovo un po' gommoso e mi evidenzia un po' i pori dilatati e non mi dà questo effetto sia di primer che allo stesso tempo di mantenere la tenuta del trucco. Non dona un'estrema luminosità, quindi onestamente non è che mi piace molto, ma lo porto perché è una taglia piccola e quindi è l'ideale. Lupin. Oh, eccoci qua. Scusatemi, ma allora, continuando con tutti gli altri prodotti, questo è l'ombretto della linea di Dazzle Shadow Liquid di MAC. Lo comprai l'anno scorso ed è veramente un prodotto, un ombretto con cui mi trovo veramente benissimo. E luminoso, super resistente di questa colorazione dorata, lo porto perché veramente è l'ideale, pratico, comodo per il suo utilizzo, quindi non devo stare a sfumare tanto, quindi col caldo secondo me è l'ideale. I mascara ve ne ho già parlato, mi porterò questo della linea di Nabla. Mi porterò il Climax di NARS perché ovviamente mi sto trovando benissimo, poi è piccolino. E mi porterò anche questo qui di Douglas, il Kiss & Carla, con il quale veramente mi sto trovando bene. Il correttore sto portando ad esaurimento, mi sta veramente finendo. Il Cream Concealer, non so se si riesce a vedere, in questa colorazione che io poi vado ad applicare sul gel e lo vado a scaldare. E voglio portarmi questo perché non solo veramente mi trovo bene, contiene le microspugne che assorbono proprio la zona perioculare, quindi la distendono e sicuramente appena terminato lo riprenderò. Eyeliner che io posso usare anche a mo' di ombretto, il Dazzle Liner di Nabla nella colorazione Klimt, questo dorato luminoso che mi piace moltissimo e che è uno dei miei preferiti di Nabla. Poi, per quanto riguarda, e qui abbiamo terminato, mi porterò comunque anche il Maybelline l'Anti-Age, l'Instant, nella colorazione medium. Questo lo trovo valido, mi piace molto, ma è un po', diciamo, grigio come colore, quindi è un po' spento. Con l'abbronzatura, applicato poi sul gel, sicuramente andrà bene. E terminato, prenderò di nuovo il light che ormai mi sta finendo. Polvere luminosa di Chanel, io ho il tester, l'Ivory Gold che letteralmente amo, con l'abbronzatura è meravigliosa e la spolvero per tutto il viso. E poi le goccine di Smashbox con queste che erano uscite in edizione limitata, ve ne avevo parlato che delle goccine che mi erano piaciute moltissimo, che io vado ad applicare nei punti strategici del viso o sull'ombretto o anche sul décolleté. E poi questo come fissatore per le labbra che anch'esso sto portando proprio a termine. Quindi questa è la prima pochette, avete visto, ho cercato di portare il minimo indispensabile e adesso vi mostro questa, dove qui troviamo praticamente le due palette che una mi ha regalato Rosario, l'altra ho preso io di MAC con questi toni. Veramente, ragazze, io ormai sto utilizzando solo queste palette e non voglio portarmi palette troppo impegnative perché ho paura che si possano rompere nel viaggio e quindi questi colori mi spalmano praticamente le 2 settimane con tutto il make-up che voglio andare ad utilizzare. Tutti i colori li ritrovo in queste palette.
Anche questa di Nebu, ragazze, voi la vedete così, ma Nebu è un brand che io letteralmente amo. Questo colore di bronzato, marrone, oro, illuminano veramente l'abbronzatura. Sono cremosi, facilissimi da stendere. Voi dovete provare Nebu, io ne sono letteralmente innamorata. Poi, blush, ho deciso di portare questi due di MAC. Questo nella colorazione l'Extra Dimension Auto Erotic, credo che non si faccia più e io lo mantengo, cioè me lo conservo come una reliquia, che è una punta tra un rosa e un aranciato, e io lo vado a scaldare quando applico i rossetti che adesso vi mostrerò. Mentre questo è un colore di tipo terracotta, ecco qui non vi sboccio tutto perché sennò non la finiamo più, ed è il colore Seducidet. Sì, me li porto sempre perché sono dei jolly che posso mettere con qualsiasi colore di rossetto. Mi porterò anche la Shadow Insurance di Too Faced, che praticamente mi sta terminando, e per quanto sia siliconica, con questa ecco mi trovo bene. È sottile, si assorbe, mantiene la tenuta del trucco, e con quella temperatura credo che un primer ci vorrà. Poi eyeliner di Smashbox, ve ne ho già parlato, non mi dilungo, uno dei miei preferiti, mi porterò solo questo e quindi andrà bene, anche se questa estate, per la prima volta vi ho detto, sto utilizzando moltissimo solo gli ombretti e quindi non contorno con la rima cigliare superiore con l'eyeliner, però me lo porto per una serata, non si può sapere. E qui andiamo con i rossetti, gel per le sopracciglia di Collistar che mi sta terminando, e anche se so che comunque i rossetti ne ho portati un po' di più, però io non mi sapevo decidere e ne volevo qualcuno in più, e quindi mi sono portata questo di Kat Von D, l'avete visto, molti li conoscete quindi non mi dilungo. Questo di Too Faced, il Melted Matte, anche se nell'ultimo periodo che lo sto utilizzando mi crea una cosiddetta rughetta all'interno delle labbra, non so, forse la formulazione è cambiata, anche se comunque ha un'ottima fragranza. Poi ho portato allora questo di Clio, il Mama Not, che mi piace sempre tantissimo, e ho prediletto per quest'estate colorazioni un po' più accese e che comunque resistessero di più. Questo di MAC, il Velvet Teddy, che è un nudo, devo dire che pensavo che fosse più resistente e invece non ha una lunghissima tenuta a mio avviso, nonostante sia un matte, però il colore è molto bello. Mi porterò questo, che era un'edizione limitata di Urban Decay in collaborazione con Gwen Stefani, di questo Wonderland che letteralmente amo e quindi non posso non avere, che è un rosato corallo e mi sa di estate. Questo che è una tinta di Diego Dalla Palma che non si fa più, vedete questo prugnato, similare a quello di Melted, però ovviamente una colorazione, una punta più intensa. Il rossetto di Fenty Beauty, questo che mi è stato regalato per il compleanno da Jenny, ciao tesoro, un bacio enorme, e di questo ovviamente si vede, tosatissimo, mamma mia, devo pulire, ed è questo fucsia che è veramente sulle labbra, è meraviglioso. E poi questo di MAC, Framboise, che ormai è uno dei miei preferiti, che ho preso con la collezione estiva di MAC, quindi questi sono quelli che mi porterò. Ah, va bene, e poi a conclusione ci sono questi altri due, che vi voglio far vedere. Questo di Diego Dalla Palma è un matte, il mattissimo, nella colorazione 167, che sto letteralmente adorando perché è una punta tra un arancio e un rosso, però rende sulle labbra veramente un colore carnoso, rendendo le labbra molto carnose pur essendo un opaco. Il mio preferito in assoluto è il 162, che è veramente cancellato, io ho il tester e l'azienda me lo rimanda sempre, io puntualmente lo finisco sempre, quest'altro mi sta terminando
terminando, mi risolve veramente tantissime situazioni. Questo della linea di Nabla, l'alter ego, vedete tutti questi colori di fucsia che io riprendo molto nel periodo estivo, prettamente quando estate. E poi questo di Kat Von D, che era il il Bachelorette, e questa colorazione meravigliosa che con l'abbronzatura veramente è splendido. E per concludere ho questi altri due che vi voglio mostrare, che è il blush Terra, il Mother of Pearl, è un'edizione limitata sempre della linea di MAC, che però non si fa più, quindi con i colori prugnati ci sta benissimo. E ho deciso di portarmi sempre questo che mi ha regalato Sara di Zoeva, questa terra luminosa che posso un po' scaldare, e pur essendo iridescente comunque mi piace con l'abbronzatura, perché non amo il viso opaco quando c'è un po' di abbronzatura. Quindi nella prima settimana che andrò praticamente in Cappadocia, forse il colore non lo so se lo continuerò a tenere sul viso, perché ovviamente non farò mare, però dopo farò letteralmente mare, quindi forse riuscirò a truccarmi solo la sera se riesco, o se no me le riporto praticamente dietro. Comunque, come sempre, vi farò sapere. Fatemi sapere qual è il vostro trucco che avete voi deciso di portarmi in vacanza, dove andrete. Io caricherò questo video quando sarò rientrata e poi comunque vi saluterò e ci vedremo poi per il nuovo anno, perché veramente ho tantissime cose in mente che vorrò fare. Ci tenevo a mostrarvi il trucco che come ogni anno mi porterò con me, non so quanto utilizzerò, non so se tanta roba nel tempo ho cercato di diminuire, però a noi Makeup Addict portiamo sempre qualcosa in più, e proprio perché ci può servire in quell'occasione, non avendolo ci prende male. Comunque, io vi mando un bacio grande, grazie della compagnia, ci vediamo al mio rientro e buone vacanze veramente a tutti. Un bacio enorme, ciao!